Fabrizio, allora il conto alla rovescia per la Rezium Cup 2018 è iniziato. Sì, quest'anno c'è una novità, visto le numerose richieste di squadre, abbiamo deciso di fare un preview per le squadre qui della provincia di Arezzo, quelle più vicine alla città, e ci sarà qui da noi il sabato di Pasqua e il lunedì, ci sarà un preview con diverse squadre, le prime quattro classificate saranno automaticamente iscritte alla Rezium Cup. Ma sarà un torneo così che si disputa in due giorni? Sì, è un torneo che si disputa in due giorni e praticamente poi sarà un torneo fino a se stesso, però le prime quattro classificate andranno di diritto a fare quest'anno la Rezium Cup. Tanto è riservata agli esordienti B? È riservato agli esordienti B, sì, anno 2005, quest'anno. Quindi è la novità che giocheranno a 9? Sì, giocheranno a 9, quest'anno è la novità che abbiamo una squadra della Malesia, quindi un torneo che diventa carattere internazionale. Insomma. Quindi per le altre formazioni che non saranno impegnate più ad Arezzo? Le altre formazioni abbiamo il gruppo dei più grandi, diciamo giovanissimi allievi, che vanno a fare un torneo a Monaco di Baviera. Mentre la scuola calcio 2008, 2009 e 2005-2006 sono impegnate in un torneo a Senigallia, mentre il gruppo 2007, che si è qualificato per l'Universal Yacht Cup, faranno questo torneo a Lido di Camaiore e saranno lì a Forte dei Marmi, quindi saranno là con migliori squadre professionistiche europee, e si è già iscritto Ajax, Chelsea, e quindi saremo noi e altre squadre dilettanti italiane e straniere. Un torneo con 64 squadre, quindi insomma, un bel risultato, insomma è un bel 2007, sì. Dove come sempre la macchina organizzativa dell'Olmo Ponte, insomma, sì, non è facile, poi il tempo non ci aiuta, quest'anno abbiamo, come altre società, come tutte, abbiamo avuto un sacco di problemi con i campi e con il tempo, che piove sempre, insomma, ecco, però bene o male si riesce ad allenarsi e a fare tutto, insomma. Perché quest'anno avete introdotto un allenamento in più, insomma. Sì, abbiamo praticamente tutti fanno tre allenamenti settimanali, sia piccoli che grandi, e insomma è molto impegnativo. Insomma. E quindi non ci resta che vivere questa Pasqua insieme? Sì, questa Pasqua è insieme, in giro per l'Italia e per l'Europa, insomma, ecco, noi non siamo sempre in giro. Il carattere di questi tornei è un carattere per far gruppo, per stare tutti insieme i ragazzi e i genitori. E ecco, questo è lo scopo principale. In più c'è il torneo, che quindi noi ci andiamo a confrontarci con altre realtà, non sempre con le solite realtà. Proprio per aiutare la crescita dei ragazzi, sia tecnica che caratteriale. Sì, fagli conoscere le realtà che ci sono in giro per l'Italia, per l'Europa. Okay. Grazie Fabrizio, buon lavoro. Prego.